Vai, allora continuiamo il tutorial dell'automap qua, che un nostro caro amico Lorenzo Qualizza, Qualizza, pardonnez-moi, potresti magari farlo su come ha fatto a sintetizzare l'audio di Homer. Andate a vedermelo. Ok. Lui campiona, vedi? Ah! Ok. Poi con la tastiera lui va a suonare il campione che ha fatto in precedenza. Ah! Ok, facciamo la stessa cosa. Allora, intanto ci andiamo a beccare il mapping su FL. Allora, partiamo ad esempio dall'insert, che ne so, dall'insert 1 e andiamo a mapparci scheda audio con il comando destro, clic destro del mouse, automap. Perfetto. Allora, abbiamo beccato. Ecco, vediamo come nel tutorial precedente che la mia voce esce qua, mix S e mix D, sinistra, destra e anche in mix FS e FD. Cioè frontale sinistro, frontale destro, che sarebbero left and right. Poi qua ho anche altre uscite, 5 più 1, più l'ingresso SPDIF, l'ottico, l'entrata microfonica, poi qua altri ingressi dei quali la mia scheda audio è dotata. E vediamo che esce qua su mix S e mix D, oppure anche appunto frontale sinistro, frontale destro, allarga un po' qua, ok, vedi, mix S, mix FS, FD, oppure mix S e mix D. Facciamo come l'altro tutorial, no? Dove io apro Edison. Ok, allora mi raccomando sempre il segnale qua che sia presente. Andiamo a beccare l'ingresso di YouTube che rientra in Mix S e Mix D, quindi left and right. Vedi che entra qua? Ok, lui prima campiona questo urlo di Homer. E poi se la va a suonare. Io l'ho fatto, ho fatto la stessa cosa nel tutorial con Carlo Verdeus. Andiamo a fare la stessa cosa che ha fatto il ragazzo qua, Bomb Squad Records. Andiamo a farlo con un altro video che io ho scelto a caso. Ho cercato Homer Simpson su YouTube e mi è spuntato questo Best of Homer Simpson in Ita, chiaramente. E poi c'era questa parte iniziale. Ecco, intanto vediamo che rientra. Io lo mando. Ok, ci facciamo il volume un attimino perché non clippi, non vada proprio su, capito? Che va a clippare, fa onda quadro, ti spacca l'orecchio. Una cosa un po' così, una cosa un po' blanda, no? Ma che c'è? Che Lisa, che succede? Ecco già qua, ecco già qua. Ecco già qua c'è sto. Bah! Ecco già questo. Ah! Andiamo subito a campionarlo. Ecco, lo mandiamo un po' prima, no? E allora li buttiamo l'Edison, lo mandiamo in rec, in on input facciamo forever. Lo mandiamo in rec, a parte la mia voce che poi cancelliamo in editing, gli mandiamo questa fonte audio. Che Lisa, che succede? Ecco, già fatto. Hai fatto un brutto sogno, pensa io. Ok, qua, inizia qua, il resto lo possiamo anche buttare, no? Allora andiamo a togliere tutto quello che compete, gli ingressi e le uscite. Li mettiamo qua in wave, così sentiamo, no? SD, sinistra, destra. Ecco, già qua, dunque tutto il resto via, col canche. Ecco, va. Vediamo un po' questo. Ok, teniamo questo, il resto lo buttiamo. Ok, questo lo buttiamo via col canche. Teniamo questo, il resto lo buttiamo. Ok. Solo un esempio, ragazzi, poi fate voi, no? Lo tagliate meglio voi. E questo è solo l'esempio per far vedere cosa si può fare, no? Con questo campionamento, no? Simile a quello che ha fatto il ragazzo qua, Bomb Squad Records. Allora, già io con la tastiera collegata, la MIDI Master Keyboard, posso. Ok, già con i tasti. Allora, intanto me lo trasformo in una clip audio con lo Shift più C, tac, me lo mette sulla playlist, nonché su un canale, sulla channel rack, ovvero qua, vedi?
E io me lo posso anche suonare, un po' di normalizzazione. Perfetto, l'Edison posso anche eliminarlo, tanto ormai abbiamo campionato chi se ne frega, possiamo anche toglierlo. E rimane il nostro campione audio, facciamo un'auto. Allora, vado a togliergli un attimo la velocity, più premo piano o premo forte sulla tastiera e lui mi modula, no? La velocity, no? La dinamica con la quale io vado a premere, la forza con la quale io vado a premere sulla tastiera. Quindi vado a togliergli dalle impostazioni DFL, gli tolgo la velocity, gli tolgo il MIDI velocity, link to note, gli dico known. Perfetto. Così abbiamo. Così anche se io premo forte o piano, chi se ne frega, tiene sempre quel volume lì, tiene sempre quella velocity lì, quella pressione lì, ha sempre la stessa pressione a 127, che è il valore, no, di default, di segnale a 127, che è internazionale, quindi mi mantiene questo tipo di livello di velocity. Vedi che già possiamo fare una melodia, no, con le note. Andiamo a vedere sul piano roll. E possiamo farci la melodia o scriverla con le note oppure registrarla, no, col rec. Siamo qua, intanto pattern 1, togliamo qua dalla playlist e siamo pronti per registrare. Quindi andiamo col tasto rec. A 140 va bene, facciamo 130, così vediamo un po' se ci va bene. Perfetto, possiamo anche registrare, vai. Rec e registriamo in click. Vai. Finito, boh, perfetto. Stop. Andiamo a vedere sul piano roll. Andiamo ad ascoltarla. In click, così c'è qualche. Comunque fate poi. Voi fate meglio. Togliamo il click. Mettiamo. Ok, mi pare che questi, il resto lo possiamo anche eliminare. Direi non pena, ma lo cancelliamo. Teniamo in considerazione solo le prime quattro battute e andiamo con la quantizzazione, no? Quindi Alt più Q, andiamo a quantizzare, a portare, no, a livelli di griglia, no, che sia tutto preciso, poi accettiamo, l'ascoltiamo onde eventualmente. Se in click. Ok, vediamo che la velocity qua è mantenuta avendo cambiato dalle opzioni con il MIDI settings, tolta la velocity. Ripeto, se noi premiamo con qualsiasi forza, noi andiamo ad agire sulla tastiera, manterrà sempre la velocity a 127, che è il massimo international. Quindi abbiamo fatto la nostra melodia, come del resto ha fatto qua il ragazzo qua, di Bomb Squad Record. Vediamo che. Vedi che lui da una parte fa le note basse. Aggiungerci, no? Allora, mettiamo sul pattern 1, no? Quindi playlist, pattern 1, andiamo a scegliere pattern 1, glielo buttiamo qua sempre di 4 battute, andiamo a fargliela suonare sulla playlist. Poi possiamo aggiungere, no, altra roba, come ha fatto qua il ragazzo, no? Che gli ha aggiunto, lui aveva già questa, beh, poi si è fatto il progetto chiaramente, no? Con tutti i pattern, con le note, con i campioni audio. Vediamo qui tutte le automazioni che ha fatto. E noi possiamo fare la stessa cosa, no? Adesso io farò una cosa così un po' leggera, no? Alla va là che vai bene, no? Dai, vai. Allora io ho già qua il Nexus, ho scelto un drum kit, un po' di riverbero che sia pulito.
Oppure cassa in 4, oppure ci scegliamo un nostro un groove. Andiamo a buttarglielo qua. Qua vediamo Groove Kit che è a 128 bpm. Possiamo anche naturalmente abbassarci, oppure andiamo a dirgli, intanto mettiamo auto e poi col time 4 bars. Lui ce lo porta perfettamente in battuta. Lo assegniamo ad un canale del mixer, ad esempio l'11, no? Channel routing. Andiamo qua a sceglierci l'uscita wave left and right, così lo sentiamo, è altissimo. Possiamo andargli a dare un po' di delay o degli effetti come vogliamo. Possiamo trattare questa audioclip come un qualsiasi audioclip, come un kick, come un qualsiasi campione audio. Possiamo assegnarlo al mixer. Magari dargli un riverbero, che non sia quello incluso in Nexus, ma un riverbero esterno. E poi andiamo a sceglierci il nostro un altro campione audio, gli facciamo magari il basso. Possiamo anche registrarla sul pattern 2. Ecco, magari la facciamo durare 4-8, facciamo per 4 fino a 16, 4x4 16. Allunghiamo qua e poi ovviamente voi andate a fare la vostra struttura, non so, sempre come esempio che registriamo il basso. Allora andiamo a registrare sul pattern 2. Siamo in playlist, allora mandiamo in rec e cominciamo a registrare, no? Finito, ok. Quindi quantizzazione. Ok, live duration o live in time. Vedi che siamo già in playlist. Gli diamo un routing sul mixer. E possiamo anche scegliere altro, no? Fargli la vostra struttura, clonare, cambiare, metterci magari un arpeggio, un tappeto, no? Un arpeggio, un pianoforte, ad esempio. Facciamo a levare. Possiamo copiare, no, questa melodia del nostro pattern 1. Del nostro pattern 1 possiamo copiarla, no, col Ctrl più A selezioniamo, poi facciamo Ctrl C, andiamo sul nostro nuovo canale, no, Nexus 2, sul pattern 3, andiamo qua sul piano roll e facciamo Ctrl V e ci copiamo la melodia. La mettiamo in playlist. Allora, l'alziamo un attimo fino al re. E cambiamo il preset, magari mettiamo un dance leads.
Ecco, e poi continuiamo con il resto, a farci la nostra struttura, tanto quanto ha fatto il ragazzo qua. Quindi questo era più o meno un tutorial un po' breve, no? Di 20 minuti su come si può applicare questo discorso qua, no? Di campionarsi una balla, una cavolata, e farci su una canzoncina stupida. Quindi ragazzi, vi saluto, grazie al nostro caro amico. Nostro caro amico Lorenzo Qualizza, che ci ha fatto notare, mi ha ispirato a fare questo nuovo tutorial. E io vi saluto alla prossima. Ciao ragazzi e statemi bene. Ciao, ne.